Clara Di Fabrizio, che è coordinatore provinciale per Chieti per quanto riguarda Telethon, l'importanza della ricerca, l'importanza della rete Telethon oggi e domani nelle piazze abruzzesi e in tantissime piazze italiane per dare un contributo alla ricerca. Sì, ecco, sia oggi che domani in tutte le piazze d'Abruzzo, quasi tutte le piazze d'Abruzzo, abbiamo questa raccolta fondi per Telethon. Telethon si occupa di malattie genetiche rare e, come diceva Susanna Agnelli, noi dobbiamo andare avanti fino a quando non sconfiggiamo l'ultima malattia genetica rara. L'offerta dei gadget, e lei tiene a precisare, c'è un cuore dolce molto particolare. Sì, c'è un cuore di cioccolato, infatti la campagna si chiama Io dono con tutto il cuore. Abbiamo tre tipi di cioccolato: cioccolato al latte, cioccolato fondente e granella di biscotto. Speriamo che insomma riescano a donare il più possibile. Se non è possibile donare nelle piazze, dove abbiamo anche tazzine, portachiavi, insomma tanti tanti gadget, c'è anche il 45510 e lì possiamo fare tutte le donazioni che vogliamo 24 ore su 24. Un grande gesto, un piccolo grande gesto di solidarietà per salvare tanti bambini e tante famiglie. Sì, certo, di malattie genetiche rare ce ne sono tante e aspettano purtroppo una diagnosi. Tante malattie genetiche non sono ancora conosciute, quindi con la diagnosi, con la ricerca, possiamo sperare in una cura. In Abruzzo la situazione è la medesima che in Italia? Sì, in tutta Italia la situazione è quella. Certo, più doniamo e più malattie riusciamo a diagnosticare. È diagnosticata la malattia, trovata la cura. Tra l'altro sono anni e anni che Telethon insiste con questa campagna e tante cose sono state fatte. Sì, sono state fatte tantissime cose, ci sono state tante malattie che sono state diagnosticate e fortunatamente curate. Per questo noi cerchiamo di fare campagne di piazza, sia in inverno che in primavera, proprio perché Telethon è questo, è raccogliere fondi per sconfiggere le malattie genetiche rare. E ripeto, più doniamo e più cerchiamo di salvare tanti bambini, perché queste malattie colpiscono soprattutto i bambini.